A Lugano hanno preso avvio oggi i campionati europei B di pallanuoto. La Svizzera ha esordito contro Malta sotto gli occhi attenti di Luca Levi. Fino al 13 settembre 12 squadre si daranno battaglia per essere tra le migliori 6 e guadagnarsi di conseguenza la partecipazione ad uno dei gironi validi per la qualificazione all'Europeo del 2010. A Lugano la Svizzera gioca nel gruppo B e deve vedersela con Georgia, Gran Bretagna, Malta, Olanda e Polonia. Nazionale allenata da Gianfranco Salvati, che può ambire ad una posizione tra la quinta e l'ottava e che è scesa in acqua questa sera in calottina bianca contro Malta. Dunque subito un avversario quotato. Ed è stato un esordio amaro. I rossocrociati hanno vissuto un avvio laborioso e si sono trovati in svantaggio per 2-1 e 3-2, prima di poter raggiungere il pareggio nel corso della terza frazione. Male le superiorità numeriche degli svizzeri, bene invece il loro gioco in inferiorità. Nel quarto ed ultimo tempo la nostra rappresentativa ha avuto pochi sbocchi offensivi ed è stata prontamente punita. In avanti per 5-3 Malta non si è fatta più raggiungere ed ha finito per vincere 6-4. Le reti per la Svizzera sono state realizzate da Fröli, Vacco, Gallias e Siro Kninenburg, uno dei 4 giocatori della pallanuoto Lugano in questa nazionale, con Amedeo Cassina, Gaetano Graziani e Maurizio Taglialatela. Domani alle 19:30 la Svizzera affronterà l'Olanda. Grande